Tea, perché l'idea era che bisogna essere un po' divine per farsi ascoltare attraverso i secoli. E sono state due le direttrici su cui ci siamo mosse. Una è il desiderio e l'altra è la stranierità. La sensazione che io ho avuto di questo libro, che naturalmente ho divorato perché non c'è la possibilità di fermarsi, è stato che anche le altre avessero scritto esattamente sotto dettatura, con la pressione del personaggio che loro esprimevano, che pulsava su di loro. Proprio vedere come queste figure si maturassero dentro di noi. E infatti poi l'esperienza è stata quasi medianica, cioè queste donne ci hanno convocato dentro la scrittura e abbiamo cominciato a entrare in consonanza e in vibrazione con loro. Si trattava di togliere il coperchio, ma una pentola in cui bolliva non solo il mio desiderio, ma molte altre cose, e cioè altri desideri, ma anche frustrazioni, difficoltà, competitività, volontà diverse, qualche successo e molte sconfitte. Una volta però che sono riuscita a mettermi in contatto e a capire veramente che il mio desiderio aveva bisogno di consapevolezza, allora, tolto il coperchio, mi sono sentita più leggera, mi sono sentita più consapevole e molto più forte. Il microcosmo veneziano solitamente appare immobile, come racchiuso in una bolla d'aria che lo isola dall'esterno, ma storicamente ha avuto ed ha effetti determinanti sul macromondo, il quale oggi sta morendo sotto i nostri occhi. Può il desiderio delle donne, per tanto tempo straniero all'universo maschile, cambiare qualcosa? Ce lo chiediamo e ve lo chiediamo. Buona lettura.